Il territorio italiano è stato a lungo caratterizzato da zone paludose come il Delta del Po nel Nord-Est o l'Agropontino nel Lazio. Questi luoghi sono da sempre stati problematici perché non potevano essere sfruttati per l'agricoltura, perché erano inospitali, erano rifugio di fuorilegge, ma soprattutto perché erano l'habitat ideale del parassita della malaria, una malattia che fin dall'antichità era molto diffusa nelle regioni italiane, tanto da rappresentare una piaga endemica e quindi molto difficile da estirpare. I primi tentativi di bonifica dei luoghi paludosi risalgono fino ai tempi dei Romani, ma dopo secoli e secoli, nei primi del Novecento, la situazione era ancora molto difficile. Era dal 1878 che il Regno d'Italia legiferava per affrontare il problema senza ottenere grandissimi risultati. E poi, con il primo conflitto mondiale, le condizioni di guerra avevano portato a un aumento dei casi di malaria e anche alla perdita di alcune zone già bonificate del Veneto e del Friuli. Si arrivò così nel primo dopoguerra che, da una parte, la situazione fu percepita come una grave e urgente emergenza sanitaria nazionale e, dall'altra, la questione delle bonifiche divenne un fattore fondamentale per valutare l'efficienza della classe politica. Mussolini aveva l'occasione per una mossa propagandistica senza precedenti. Il fascismo avrebbe trasformato le paludi italiane in un territorio fertile, ricco e abitabile, mettendo a coltura gli 8 milioni di ettari di terre ancora da bonificare, risolvendo un problema che tormentava l'Italia da secoli e portando a casa un risultato senza precedenti, in grado di mostrare a tutti la differenza tra il fascismo e i governi passati, che fino ad ora avevano ottenuto molto poco rispetto alla quantità di terre da bonificare. Per darvi un'idea di che cos'erano 8 milioni di ettari, considerate che l'agricoltura ne occupava circa 22. Però, fin da subito, il fascismo si scontrò con problemi apparentemente insormontabili. Produsse una normativa che facilitava l'intervento diretto dello Stato, stabilendo un sistema di espropri da una parte e la concessione di prestiti e sovvenzioni per facilitare i lavori di bonifica dall'altra. Però, nonostante i risarcimenti per gli espropri fossero sostanziosi, il piano, architettato dall'economista Arrigo Serpieri, provocò grandi proteste, perché rischiava di rendere i feudi dei grandi latifondisti difficili da controllare e rischiava di rendere il territorio pieno di tanti piccoli proprietari terrieri. Qual era l'idea? L'idea era rendere economicamente vantaggioso per i privati il lavoro di bonifica. Gli investimenti pubblici dovevano andare a sovvenzionare prestiti agevolati, contributi a fondo perduto e cessioni di terre demaniali, in modo da spingere i privati a sobbarcarsi tutto il lavoro di bonifica e di manutenzione. L'idea di per sé era buona, il problema è che non avevano fatto i conti con gli strascichi della guerra. Infatti, già di per sé, la Prima Guerra Mondiale aveva messo in grande difficoltà tutto il settore agricolo. E poi, in più, si erano aggiunte le proteste dei contadini, provocate dalla situazione generale di crisi dell'epoca, che avevano portato a una grave carenza di forza lavoro in tutto il comparto. Comparto che ricevette la botta di grazia con l'arrivo sul mercato dei prodotti americani, molto più convenienti di quelli italiani. Questo comportava non solo che non ci fossero abbastanza risorse e personale per i nuovi terreni, ma che quelli già messi a coltura stavano rischiando di perdere in produttività. Così, qualche anno più tardi, nel 1926, provarono a coinvolgere l'Opera Nazionale Combattenti. L'ONC era un'associazione molto influente che si occupava di sostenere i reduci di guerra e le loro famiglie, aiutandoli a trovare un'occupazione. In questo modo si prendevano due piccioni con una fava. Da una parte si garantiva un lavoro socialmente utile ai reduci di guerra e dall'altra si risolveva il problema della carenza di forza lavoro. Il tutto conquistando un bacino di consensi che non faceva certo male alla causa. Con l'ingresso dell'ONC, però, si cambiò totalmente strada. Infatti, se l'idea iniziale era quella di limitare l'intervento dello Stato per favorire l'impresa privata, un'idea di stampo liberale che mirava a limitare al minimo l'investimento economico, beh, ora la situazione si era totalmente capovolta. La strategia diventò quella di elargire importanti finanziamenti a un ente amico che aveva un certo peso politico e quindi era importante avere dalla propria parte. Ma nonostante l'entrata in campo dell'ONC e di numerosi reduci di guerra, le bonifiche procedevano a rilento e solamente una piccola parte delle tante terre paludose venne liberata dagli acquitrini.
Così, nel 1928 venne varata la legge Mussolini, una grande legge propagandistica. Infatti, sembra che il fascismo a questo punto avesse ormai gettato la spugna e puntasse piuttosto a salvare la faccia. Perché dico questo? Perché il grosso della legge poteva essere ridotto a una serie di pagherò, una serie di promesse di spesa a lungo termine. Si partiva con l'anno 30-31, considerate che la legge è del 28, dove lo Stato metteva a disposizione 13 milioni e mezzo di lire, aumentando anno dopo anno fino ad arrivare all'anno 43-44, in cui lo Stato metteva a disposizione la cifra esorbitante di 257 milioni di lire, da mantenere annualmente fino al 59-60. Dove stava il problema? Se si fosse voluto veramente uscire dalla situazione di stallo e dare una spinta alle bonifiche, si sarebbe investito fin da subito un'importante somma senza aspettare degli anni. Probabilmente le difficoltà di bilancio date dalla crisi devono aver fatto desistere il governo fascista dal prendere questa strada. Morale? A causa della carenza di denaro, pochissimi dei molti cantieri di bonifica avviati o anche solo promessi vennero portati a termine. In definitiva, venne spesa una gran quantità di soldi pubblici senza riuscire neanche lontanamente a raggiungere i risultati prefissati. Per avere un'idea, in 10 anni, degli 8 milioni di ettari di terre da bonificare, il fascismo ne bonificò solo mezzo. A questo punto, però, entrò in campo la macchinazione della propaganda fascista. Come dice Francesco Filippi, se la bonifica non poteva essere fatta bene, andava ben raccontata. Così, in questa seconda fase, l'obiettivo fu quello di creare degli insediamenti. Vennero costruite nuove città che accolsero coloni, per lo più contadini poveri, deportati da altre zone d'Italia. In una nazione in cui, per moltissimi, l'unica via di sopravvivenza era l'emigrazione, dimostrare di essere riusciti a creare nuova terra da coltivare sembrava un grande traguardo. Ma la situazione non era rosea. Infatti, non solo il governo fu costretto a emanare degli articoli per risarcire i coloni del fatto che lo Stato non era riuscito ad attuare le normative degli anni precedenti, ma dovette anche prendere dei provvedimenti per scoraggiare l'abbandono della terra. Costringere i coloni a rimanere attaccati alla terra, nella speranza che la situazione migliorasse, sembrava l'unica soluzione possibile.